E salve a tutti amici e bentornati sul canale. Vi ringrazio per i commenti che mi avete scritto nel video della settimana scorsa, della domenica scorsa. Quindi ho deciso di continuare a dedicarmi più a questo modo di vloggare giorno per giorno e cercherò ovviamente di migliorare. Questa settimana riprendo con la Lumix, la Panasonic Lumix G90, dopo aver utilizzato con immenso piacere la Lumix Panasonic o la Panasonic Lumix G9. Con la settimana scorsa, e questa diciamo che è la sorellina più piccola, è un modello più recente perché ha soltanto un anno. E come vedete, l'immagine è buona. Sto riprendendo con il solito 4K a 25 fps, mentre dietro di me vedete che sto comunque lavorando per voi anche per le recensioni che faccio per Fujifilm Italia, che mi hanno dato la GFX 50R. È veramente anche questa qui è stata un'esperienza bellissima. Continuo con la recensione della GFX, ci vediamo più tardi. Non c'è Iago, c'è lui. E anche oggi sono stato tutta la mattinata davanti al computer per montare il video della Fuji, e però ho notato che mi manca magari qualche immagine con il buio per mostrarvi un po' meglio il rumore che fa il sensore. Quindi stasera, dopo il lavoro, mi fermo a fare qualche scatto. Mi chiedevo, no? Ma perché alle 11 della sera non salire alla vetta del Monte Amiata? Allora, siamo arrivati. Con questa mi sa che non la vedete la croce. Sì, un pochino sì. Purtroppo c'è la luna, quindi le stelle non si vedranno tantissimo. Ma noi siamo venuti per fare una fotografia paesaggistica. Quindi ci posizioniamo qui e vediamo tutta la vallata. Ok, non so quanto mi vedete, sono alla vetta del Monte Amiata, faccio qualche ripresa e anche qualche foto. Sto registrando ovviamente con la Sony Alpha 7 Mark 3, posso spingere fino a 60.000 ISO e si riesce a vedere qualcosa in video anche senza utilizzare una luce. Adesso facciamo qualche foto, utilizziamo la GFX 50R, vediamo cosa riesce a fare. Ok, anche troppo chiaro. Questa è la rosa dei venti che sta sotto alla croce. Peccato che ci sia un po' di nebbiolina, c'è cioè un po' di foschia, quindi non è che si vede veramente tanto. Vediamo il sensore cosa ha catturato. Poi nel video dedicato ve la farò vedere proprio bene. Adesso neanche mi metto a fuoco, vabbè, dovrei mettere a fuoco a mano. Ve la faccio vedere meglio nel video dedicato. Ok, foto fatte, si torna a casa. Sono riuscito a pubblicare il video della GFX 50R, mi ci è voluto un bel po'. Ieri sono stato anche all'Amiata, come avete visto, e le foto le trovate anche sul mio Instagram, le sto caricando un po' alla volta. E oggi volevo andare anche da Elisa, ma mi sta già venendo sonno, sono sveglio dalle 5 e mezza, ci andrò domani. Ago! Chi è che c'ha caldo? C'è caldo? E Iacu, andiamo vicino. Bye.
Beh. Ok ragazzi, sono di nuovo a casa, è venerdì, oggi faccio il pomeriggio e come avete visto questa settimana non ho fatto niente di particolare, cioè avrei fatto anche altre cose, ma niente, cioè non penso che vi possa interessare che vado dal commercialista o che vado a fare l'analisi del sangue, ma ho pensato di rispondere a qualcuna delle vostre domande. Vi ringrazio tantissimo perché anche se questi video possono avere poco contenuto, ricevo sempre dei commenti veramente belli, ricevo sempre il vostro calore, cosa che mi spinge a continuare a fare questo tipo di video, perché paradossalmente ricevo più feedback positivo con questi video che con i video più tecnici. Comunque, voglio anche dirvi come funzionano i commenti. Quando utilizzate delle parole non concesse, cioè, delle parolacce, i commenti vengono cancellati automaticamente anche se inserite per esempio dei link. Se voi linkate un altro sito, il commento viene cancellato automaticamente. Voglio rispondere a un commento di una persona che ha criticato il modo mio di fare recensione dell'attrezzatura fotografica. Io so benissimo che i miei video, le mie recensioni non sono tecniche e non parlo di tecnicismi perché mi sembra quasi scorretto. Cioè la scheda tecnica, vi metto sempre il link per poterla guardare sul sito ufficiale, non c'è bisogno che vi elenco le caratteristiche, i pixel che ha un display esterno o il mirino o di quanti lenti è formato questo gruppo ottico. Sono cose che a me, per esempio, da fotografo non interessano. Io voglio sapere più com'è la macchina fotografica, com'è il feedback, come risponde a determinate situazioni. Non voglio sapere i tecnicismi, quelli me li leggo da solo. Invece, su YouTube magari vado a guardare come si comporta un determinato strumento rispetto a un altro. E questo è quello che penso sia più importante trasmettere in un video. E soprattutto se utilizzate parole non concesse nei commenti, come per esempio le parolacce, il commento non viene pubblicato, ma non sono io che le cancello, non viene proprio pubblicato, come se utilizzate dei link. Se voi come scrivete www, non viene pubblicato il commento, non sono io che non lo pubblico. Sto ricevendo tantissimi commenti, per esempio anche sui video del Cammino di Santiago, e vi ringrazio che ancora li guardate. Sono comunque stati dei video molto importanti per me, è stata proprio un'esperienza importante per me e magari un giorno riuscirò di nuovo a farlo quel cammino perché è veramente tanta tanta roba. Voglio utilizzare questo spazio, questo video, anche per rispondere a qualcuno delle vostre domande. Continuerò anche a rispondere alle vostre domande, non a tanti, non a tutti, a quelli che mi sembrano un pochino più interessanti. Per esempio, Paolo mi chiede in che casa vivo, perché a volte sono qui nel paese mio, a volte sono nel paese di Elisa. Ora per il lavoro che faccio mi conviene stare qui a casa mia, che sono più vicino al lavoro. Da dove abita Elisa sarebbero veramente tanti chilometri, non è una cosa fattibile, quindi per il momento facciamo così. Se devo poi, se continuo a lavorare in questo posto, ovviamente troviamo una soluzione un pochino più intelligente. E mi dice anche che ho cambiato i freni a disco, i dischi quando erano ancora buoni. Guarda, i dischi non erano buoni, erano finiti perché avevano 150, hanno 150.000 km e le pasticche magari non erano proprio finite finite, ma i dischi sì, quindi quando si cambia tutte e due. Rita mi chiede per esempio la ricetta per la pizza, farò un video dedicato quando sono un pochino più esperto, quando me ne intendo un pochino di più, magari vi parlo, vi mostro il mio modo di fare la pizza. Ah, riguardante quei frame, perché Gennaro mi ridice che nel video precedente ha visto quei frame verdi, ci sono purtroppo, non so da che dipende, oddio, non mi sono neanche informato, comunque non dall'attrezzatura fotografica, perché sto utilizzando macchine fotografiche diverse per riprendere, è un problema che può dipendere da Final Cut, oppure dal mio computer che comincia ad avere qualche anno. E adesso con questo caldo fatica tanto a fare il rendering dei video perché, come avete notato, sto registrando in 4K quando sto facendo la prova di queste macchine fotografiche che mi mandano proprio per vedere com'è il risultato di queste macchine fotografiche.
Nel video della recensione della GFX 50R, per esempio, non c'è stato neanche un punto dove era questo frame verde. Non lo so, Gennaro, comunque spero che si risolva presto, poi mi informerò anche da cosa può dipendere. Dovrei aprire il computer e togliere la polvere, per esempio, per farlo respirare un pochino meglio. Tu non puoi passare e mi chiedo come fa Dario a fare tutte queste cose. Eccezionale. A dire la verità, io non è che so fare tante cose, anzi, proprio poche, è soltanto che quando mi metto in testa una cosa, fo di tutto per farlo. Io non ho mostrato, per esempio, quando mi sono fatto male alla gamba, per esempio, per svitare la ruota, per esempio, ho spanato una vite, ci ho messo un'ora e mezza per togliere quella vite spanata dal freno a disco. Ci sono determinate cose che mi metto in testa di fare. Adesso, per esempio, voglio fare il tagliando alla macchina, non mi è arrivato il pacco, mi dovrebbe arrivare la prossima settimana, quindi nel prossimo video ci sarà sicuramente. È in quel modo, mi metto in testa una cosa e la devo fare. Per esempio, per sistemare la camera, ho pubblicato il video sul secondo canale, mi sono dovuto fare aiutare, altrimenti non sapevo dove mettere le mani. Sì, è soltanto la voglia di fare che mi spinge a fare queste cose. E la prossima settimana ho 2 giorni liberi, quindi farò anche una camminata, ho già in mente un posto. E vediamo, dai, vediamo. Nicolas Sinzina, che poi è del mio paese, super Dario multitasking, meccanico pizzettaro. Poi la pizza con l'ananas, ragazzi, ve la dovrei far assaggiare perché è veramente qualcosa di straordinario. Non dico che è buona, che la mangerei una pizza sana, ma uno spicchio ci sta a tutto. Comunque, ragazzi, vi ringrazio perché io a rileggere questi commenti mi emoziono, sono veramente dei commenti bellissimi. Tra un pochino vado al lavoro e domani è sabato. Sabato e domenica faccio la mattina, questo purtroppo è un lavoro che porta a fare dei sacrifici. Magari i giorni liberi o il giorno libero è durante la settimana, ma vediamo, dai, vediamo se riesco comunque a fare qualcosa di interessante. C'è il riso, il pomodoro, il pollo, tutto insieme. Mi sto a scaldare una piadina, farcisco con questo, qualche salsina. E la cena è andata. Sabato sera, domani faccio la mattina, quindi penso anche di andare a letto abbastanza presto. Voglio però parlare rapidamente della macchina fotografica che mi sta riprendendo da questa settimana, la Lumix, la Panasonic Lumix G90, che è un pochino più entry level rispetto alla G9, ma il prezzo è molto simile. Se devo essere sincero, fino adesso ho preferito gran lunga la G9, molto più professionale, ha molte più funzionalità. E la cosa è che, per esempio, adesso in questa settimana, durante queste riprese che ho notato, anche perché sto a mano montando il video mentre lo registro, l'autofocus della G90 un pochino pompa, non è proprio così preciso, specialmente quando si cammina. La G90, non dico che è perfetto, è un pochino lento l'autofocus, ma è un più preciso. Farò comunque il video dedicato e la recensione di queste due macchine fotografiche, magari farò un video unico dove parlo di tutte e due. Sono macchine fotografiche che mi hanno fatto rivalutare completamente il Nikko 4 terzi, soprattutto la G9. Stavo per salire alla vetta del Monte Amiata, i miei amici sono là che stanno già bevendo una birretta, ma i carabinieri hanno deviato tutto il traffico, la vetta è piena, quindi non si può salire. E torno a casa. Faccio uscire anche questo video, oggi avete visto, no? È domenica, voglio far uscire il video, allora vado a finire di montarlo, almeno lo pubblico per questa sera. E se avete delle domande, delle curiosità, potete sempre lasciarmi un commento, anche una critica costruttiva. Io leggo tutti i commenti e rispondo appena posso. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, non passate di qui senza lasciare una traccia, almeno il pollice in su. Se abbonate al canale, non vi perdete gli altri video. Vi lascio sulla sinistra un altro video. Vi lascio sulla sinistra un video che potrebbe interessarvi, al centro c'è il pulsante per iscrivervi al canale, e sulla destra i miei social, ma trovate tutto insieme alla mia attrezzatura nella descrizione del video. Vi ringrazio per l'attenzione, a presto e ciao!